Allora, stasera a Dio piacendo, con l'aiuto suo, trattiamo del bellissimo sacramento dell'Eucaristia. Ci orizzontiamo come sempre in questi incontri con la duplice fonte del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica e del Catechismo di San Pio X, che fanno un pochino una sintesi puntuale e esaustiva di questo sacramento che tra l'altro io sto anche trattando in un altro ciclo di catechesi, l'ho cominciato ieri sera, quindi vorrà approfondire. Vorranno almeno 3-4 puntate, insomma, per andare a scandagliare proprio bene, per quanto possibile, questo meraviglioso sacramento. Allora, qui siamo proprio nel cuore, perché sapete che il sacramento dell'Eucaristia, per la mia introduzione, è il più grande di tutti, perché tutti i sacramenti contengono una determinata grazia di Cristo, quindi un effetto particolare, ma nell'Eucaristia, questo sentiremo dire nel Catechismo di San Pio X, è un grande mistero, e lo è presente lui in persona, quindi è presente l'autore stesso dei sacramenti. Quindi basti pensare che alcuni santi hanno detto che basterebbe una messa vissuta come Dio comanda e una comunione fatta come Dio comanda per diventare santi. Quindi se santi non ci siamo ancora diventati, è segno che ancora non abbiamo vissuta sta messa come Dio comanda, né fatta questa comunione come Dio comanda. Quindi, bene, ci addentriamo. Io come sempre leggo perché questo è di una chiarezza estrema, ho già evidenziato alcune cose e qualche piccolo commento. Ma che cos'è anzitutto l'Eucaristia? Allora, questo è il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, quindi la versione aggiornatissima. È il sacrificio stesso del corpo e del sangue del Signore Gesù. Notate subito che appena si nomina Eucaristia compare subito il termine sacrificio, che egli istituì per perpetuare nei secoli fino al suo ritorno il sacrificio della croce, affidando così alla sua Chiesa il memoriale della sua morte e risurrezione. Quindi, quando si parla di Eucaristia, quando ne parla il bambino, la prima cosa che deve venire in mente è il Calvario reso presente in maniera vera. Adesso passiamo subito al Catechismo di San Pio X perché spiega bene che cos'è il sacrificio. Quindi cambiamo subito slide, facciamo questa sera un pochino di ping pong. Andiamo di qua, entriamo nella dimensione sacrificale della Santa Messa. Allora, numero 347 del Catechismo di San Pio X. Che cos'è il sacrificio? Che cos'è il sacrificio? Nella Sacra Scrittura, noi lo diciamo nel nostro parlare comune, no? Ho fatto un sacrificio vuol dire che ho fatto qualcosa che mi costava in vista di un obiettivo particolare. Ho fatto tanti sacrifici per comprarmi la casa, ho fatto tanti sacrifici per prendermi la laurea, insomma, ok. Ma che cos'è nella Bibbia il sacrificio? Proprio il concetto proprio teologico di sacrificio. Allora, lo spiego benissimo. Il sacrificio è la pubblica offerta a Dio. Pubblica offerta. Offerta vuol dire che è una cosa che non saresti tenuto, la fai volontariamente e lo fai coram populo, davanti a tutti. Di cosa? Di una cosa che si distrugge. Si distrugge. Gesù in croce è morto. Il suo corpo è stato massacrato, distrutto. Non è che proprio. Sapete che, ve lo dico io, per la validità della messa, il sacerdote deve fare la comunione. Voi no, ma io sì. Perché devi fare la comunione? Perché la vittima che io stesso ho consacrato, cioè l'ostia e il calice, devono essere completamente consumati, cioè il sacrificio deve essere distrutto. Non deve rimanere nulla. Se deve pensare. Distruzione. Perché questa immolazione, quindi per professare che uno, egli è il creatore e padrone supremo. Padrone, attenzione, Dominus, quando noi diciamo signore, signore in latino è Dominus, Dominus in latino, come diceva Padre Pio, significa proprio padrone, cioè in latino il dominio quiritario, io ho studiato diritto romano, insomma, credetemi, era proprio la forma di proprietà assoluta, cioè quando c'era del dominio quiritario, qui comando io punto e basta, non si discute, al quale tutto è interamente dovuto. Quindi offrire a Dio un sacrificio significa riconoscere che Lui, che è il datore di tutto, tutto si merita, a Lui tutto torna e deve tornare. E non un po',
o un pochino o abbastanza, ma tutto. Quindi questo è un concetto, vedete, come è sempre bene amalgamare le cose, no? L'antico e il nuovo. Allora adesso che cosa dice sulla Santa Messa? Confrontiamo. Dice: la Santa Messa è il sacrificio del corpo e del sangue del Signore, di Gesù, che sotto le specie del pane e del vino si offre dal sacerdote a Dio sull'altare, attenzione, in memoria, ma anche in rinnovazione del sacrificio della croce. Non è solo un ricordo di ciò che è accaduto 2000 anni fa, ma è una attualizzazione qui ed ora. Adesso vedete come spiega bene il Catechismo di San Pio X. Verso seguente, 349. Il sacrificio della messa è il sacrificio stesso della croce? Vedete che domande, cioè, se uno sapesse rispondere bene a queste domande, è proprio forgiato nella fede divina e cattolica. Sì, la risposta è sì. Cambia solo. Questo diceva anche San Paolo VI nella Dominici Cene, il modo di offrirsi. Vi anticipo, cruento in croce, quindi Gesù in croce ha sofferto e ha versato il sangue, incruento sull'altare. Gesù non soffre quando si celebra la messa, ma è lo stesso e identico sacrificio. Dice subito infatti il numero seguente: che differenza c'è tra il sacrificio della croce e quello della messa? Solo questa: che Gesù Cristo sulla croce si sacrificò dando volontariamente il suo proprio sangue, attenzione, e attenzione a questo termine, meritò ogni grazia per noi. Sull'altare uno non sparge il sangue reale, ma solo attraverso l'espressione sacramentale, quindi il calice consacrato distintamente dal pane, quindi il sangue separato dal corpo. Si sacrifica, si annienta misticamente nel ministero del sacerdote che consuma completamente la vittima, attenzione, e non ci merita la grazia, ma ci applica i meriti del sacrificio della croce. Così capite subito una cosa: perché si fanno dire le messe per i defunti? Allora, che succede? Sulla croce, quando Gesù ha offerto il sacrificio cruento, molta bene anche tu, questa è una cosa molto importante, lui ha riconciliato l'umanità con Dio. Quindi tutte le grazie di cui noi abbiamo bisogno e che colpevolmente abbiamo perduto in Adamo col peccato originale e nella nostra vita con i peccati nostri, lui ce le ha ottenute tutte, ha pagato tutti i debiti, ha riconciliato l'uomo. Quindi la grazia per noi è già tutta pronta, bisogna soltanto andarla a prendere. Una volta che tu c'hai una cosa pronta, che cosa devi fare? Devi portarla al destinatario, cioè tu la devi prendere e portarla, e il destinatario la devi prendere. La messa che cosa ti fa? Ti prende quella grazia e la porta al destinatario, e tu se ci vai la prendi, la accogli. Applicare la messa per un defunto vuol dire quanti, che Gesù Cristo in croce ha sofferto anche, lo vedremo subito, nel numero seguente, nel 351, per espiare i peccati. Il peccato, perché si va in purgatorio? Perché il peccato ci lascia delle conseguenze, rende la nostra anima macchiata, sporca. C'è bisogno di una purificazione, come quando un abito è sporco, tu devi fargli il brusca e striglia. Questa è un'operazione dolorosa, ma siccome Gesù ha già sofferta tutta, che succede? Ogni volta che la messa viene applicato, parte chiaramente dei meriti infiniti di Cristo viene applicata e quindi si accelera il processo di purificazione. È come se uno gli dà una botta di candeggina bella ruspante, insomma, no? E se tu arrivi a un numero di messe tali da completare la purificazione, la persona sembra in paradiso. C'è una applicazione dei meriti che Gesù ha già acquisito. Ok? Quindi 351. Per quali fini si offre a Dio il sacrificio della Santa Messa? 4. Allora, anzitutto per rendergli il culto supremo di latria e di adorazione. Latria significa proprio il culto culto. Abbiamo detto che il sacrificio è l'annientamento di se stessi fatti a Dio perché è Dio, perché se lo merita. D'accordo? Quindi a Dio si dice: tu ti meriti tutto questo e molto di più, ti meriti che un Dio stesso come te si annienti per te. E noi con lui, quindi, no?
quindi era l'offertorio, che è il momento in cui noi partecipiamo a questa, l'offerta della nostra vita al Signore. Pensate a alcuni canti di offertorio, no? Cioè, che possiamo offrirti? Ecco il nostro niente, prenditelo, è tuo. Eucharistein in greco significa ringraziare. Prima della consacrazione, se voi fate attenzione alle parole, il prefazio, è veramente cosa buona e giusta, rendere grazie sempre in ogni luogo, comincia a ringraziare il Signore per tutte le cose belle che ci ha donato. L'Eucaristia è il momento liturgico in cui questo si fa, quindi per ringraziarlo dei suoi benefici, che è una delle forme più alte di preghiera, ho detto tante volte, ricordo gli insegnamenti del Cardinal Petrocchi, che su questa cosa veramente giustamente ci faceva una testa tanta in senso buono, no? E poi placarlo e dargli soddisfazione dei nostri peccati, quindi l'aspetto espiatorio, e poi ottenere grazie a vantaggio dei vivi e dei defunti. Voi sapete, lo dico perché molti non lo sanno, le messe non si celebrano soltanto per i defunti. Tu puoi far celebrare una messa per la conversione di tuo cognato, tu puoi far celebrare una messa per una tua intenzione particolare, perché tuo zio e tuo cugino facciano pace, e perché quel matrimonio sfasciato si ricostituisca. E perché quella. Ah, sì. Ma come no? Vai dal sacerdote, ci dice per una messa secondo le mie intenzioni, non serve specificarle, perché il Signore non è. Non capite? Durante l'omelia di oggi, non spiegate parole a forza di. Capito? Perché non è che lui non lo sa. Se tu dici, padre, mi celebri una messa secondo le mie intenzioni, il Signore le sa quale sono. Il sacerdote accetta quando va, mentre celebra, dice questa messa si applica secondo le intenzioni di Rita. Non c'è bisogno che lui le sappia, basta che le sa, che significa che i meriti del sacrificio della croce vengano applicati. Guardate che non esiste cosa più grande che si possa fare, eh? Quindi se voi avete una persona a cui volete fare un regalo grosso, vivo o defunto, anche se fate dire le messe per i defunti, guardate, se avete la possibilità, io vi dico, fatelo, se mi ascoltate, poi quando sarete morti vedrete quanta gloria che ci avrete. Una persona che è defunto, non gli puoi fare il regalo più grande in assoluto, se ti avanzano 10 euro, che ne ci vuole in granché, fagli fare una messa, se te ne avanzano 300, fagli fare una messa gregoriana, ciclo di messa gregoriana, d'accordo? Noi non possiamo immaginare, non c'è niente di più grande, cioè se tu vuoi fare il regalo più grande, scopri l'anno di qualcuno, gli posso fare il regalo, fagli c'è una messa, ma magari, manco glielo dici, così doppio merito, manco lo sa. E quando dall'altra parte cambiano tutte quante le cose, quindi allora basta, questo basta per capire benissimo la dimensione sacrificale dell'Eucaristia. Quindi torniamo dall'altra parte, quindi torniamo al compendio e andiamo a vedere qualche altro approfondimento, no? Perché il compendio, il Catechismo Nuovo ha ampliato alcuni orizzonti anche grazie agli insegnamenti del Concilio Vaticano II, no? Allora, 274, per esempio, che cosa rappresenta l'Eucaristia nella vita della Chiesa? Qui è proprio una citazione testuale della Sacrosanctum Concilium, che è stata la prima grande costituzione del Concilio Vaticano II. È fonte e culmine della vita cristiana, capite? Un termine fondamentale. Fonte vuol dire la fonte, no? Ciò da cui tutto parte, ma culmine, ciò a cui tutto tende. È l'alfa e l'omega della vita cristiana. Quindi nell'Eucaristia toccano il loro vertice, primo l'azione santificante di Dio verso di noi, quindi fonte, cioè Dio non potrebbe santificarti di più di quanto ti santifica attraverso la messa e la comunione, non è possibile farlo, almeno stanto a quello che lui ha deciso nell'economia della salvezza, poi è chiaro che teoricamente tutto è possibile, d'accordo, però se lui ha stabilito un ordine, lui a quell'ordine si attiene, non c'è, per questo che i santi dicevano, dice, qualcosa di più grande della messa non c'è. Quindi l'azione santificante di Dio verso di noi e il nostro culto a Dio, il culmine. Cosa potresti offrire tu di più grande? Dice, Signore, voglio dirti che ti voglio bene, voglio farti il regalo più grande che ti posso fare. Va a messa, partecipa bene a una messa, perché la messa è un'operazione di Cristo e tu in Lui, cioè tu dici, ma io che faccio? Niente, prendi quello, perché, cioè, capite, le cose degne di Dio le poteva fare soltanto un Dio, capite? Gesù Cristo non è semplicemente un uomo, è il figlio di Dio fatto carne, capite? Cioè, se io dicessi al Signore, guarda, io ti amo, mi immolo, mi sacrifico per te, il Signore dice,
Grazie, ma figlio mio, ti voglio bene, capito? Tu sei una creatura, e sei pure peccatore, cioè apprezzo l'intenzione, apprezzo l'amore, ma che ci fa, cioè Dio, come ci faccio io? Capito? Tu puoi essere pure San Francesco, puoi essere pure il santo più grande di questo mondo, ma sei sempre una creatura umana, limitata, capito? Quindi chi è che dà a Dio ciò che... un altro Dio. E la messa non è un atto umano. La messa è il sacrificio della croce che si rinnova sulla croce, andando a morire il figlio di Dio fatto uomo. Quindi tu che cosa fai? Prendi questa cosa che il Signore ti ha donato e gliela regali al nostro Signore. Dice, io partecipo attivamente. Mi invita alle catechesi di approfondimento che farò, perché c'è tutto quanto un ampio, perché la messa bisogna vedere come uno la vive. Adesso non ne parliamo questa sera, se no facciamo mezzanotte. Vi rimando agli approfondimenti che farò in altra sede. Ma questo è, quindi. Essa racchiude tutto il bene spirituale della Chiesa. Attenzione che ognuna di queste affermazioni, ci potremmo parlare 2 ore, pesa una tonnellata, perché è lo stesso Cristo, nostra Pasqua. Non c'è niente di più bello e niente di più grande. Nella misura in cui, adesso vedremo, cresciamo nella santità, si interiorizzano queste cose. Allora, vediamo come nel nuovo catechismo viene specificata la dimensione sacrificale della messa, no? Che è complementare rispetto a quello che abbiamo visto. 280. L'Eucaristia è memoriale del sacrificio di Cristo. Memoriale è un concetto proprio eminentemente biblico, che è diverso da memoria. La memoria è il ricordo di un fatto passato. Il memoriale è non solo il ricordo di un fatto passato, ma la sua attualizzazione efficace nel presente. Zikaron in ebraico, dal verbo zakar, che significa ricordare, ma appunto in senso biblico. È memoriale nel senso che rende presente e attuale le due parole d'ordine, il sacrificio che Cristo ha offerto dal Padre una volta per tutte sulla croce in favore dell'umanità. Cioè, quando noi andiamo a messa, si azzera il distacco dello spazio. Noi stiamo qui vicino Roma, Gesù è morto a Gerusalemme. Siamo nel 2021, lui è morto circa nel 28, tra il 28 e il 30 d.C., gli esegeti combattono, non fa niente, no? Come faccio io ad annullare queste distanze spazio-temporali? A me si è tutto annullato. È tutto annullato. Noi siamo lì e lui è qui. Quindi il carattere sacrificale dell'Eucaristia si manifesta nelle parole stesse dell'istituzione, no? Questo è il mio corpo che è dato per voi. Il verbo greco è proprio la consegna, che noi poi in latino abbiamo tradotto in italiano, tradotto offerto in sacrificio per noi, ma anche in latino, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur è il termine. Vedete, non se la sono sentita nella nuova traduzione, cioè se l'ha detto, è venuto da noi proprio ha invitato il vescovo, uno dei responsabili proprio della... perché letteralmente sarebbe che è stato dato, consegnato per noi, tradere proprio, no? È proprio l'idea del darsi, è bella, però dire in sacrificio, se uno ha quel concetto di sacrificio che abbiamo visto prima, dice esattamente la stessa cosa, quindi non è un problema poi di stare troppo a quisquiliare, insomma, sulle parole, no? E anche qui viene ribadito, il sacrificio dell'Eucaristia e il sacrificio della croce sono un unico sacrificio, identici sono la vittima, che è Cristo, l'offerente è Cristo, che si serve come di uno strumento passivo del sacerdote. Vi ripeto, io quando consacro non dico questo è il corpo di Cristo, quando lo do a voi dico il corpo di Cristo, ma quando consacro dico questo è il mio corpo, perché in quel momento è Cristo che si serve di me, sta esercitando il suo ministero sacerdotale attraverso di me. È solo diverso il modo di offrirsi, cruento sulla croce, incruento nell'Eucaristia. Lì il sangue è stato versato dal suo corpo, qui il sangue è in stato di separazione dal suo corpo attraverso le spese sacramentali. Questo l'ho spiegato nella catechesi di ieri sera, no? Da una parte c'è il corpo e da una parte c'è il sangue, quindi sull'altare si riproduce sacramentalmente quello che è successo mentre Gesù soffriva e moriva, perché è morto di morte violenta perdendo del sangue, e quel sangue separato dal corpo si vede sull'altare. Ecco perché, come Gesù è presente nell'Eucaristia ancora. Gesù Cristo è presente nell'Eucaristia in modo unico e incomparabile. Poi torniamo subito, adesso facciamo un passo indietro al Catechismo di San Pio X. È presente infatti in modo
parole d'ordine, vero, reale e sostanziale, volendo specificare con il suo corpo e il suo sangue, la sua anima e la sua divinità, tutto. San Paolo VI, questo lo approfondirò nell'altro ciclo di catechesi, nella Mysterium Fidei, bellissimo, no? Dice: la messa è lo stesso sacrificio della croce, cambia solo il modo di offrirsi. L'Eucaristia, l'ostia consacrata, è lo stesso Gesù che sta in cielo seduto alla destra del Padre, cambia solo il modo di occupare lo spazio. Cioè, in cielo Gesù occupa lo spazio attraverso le membra fisiche, nell'Eucaristia attraverso le specie eucaristiche, ma c'è Lui, capite? Non c'è semplicemente un pezzo di corpo, dice, ma il corpo dice che stava diventando... Quella è la sostanza, ma attraverso la sostanza, spiegato sempre ieri, è presente la persona. Quindi corpo, sangue, anima e divinità. Gesù Cristo è vivo adesso. Se da qualche parte c'è il mio corpo, non è che mi taglio un dito, cioè, perché se io mi taglio un dito e lo stacco dal mio corpo, quello non è più corpo, quello è cancrena, quello è cadavere. Quindi il corpo di un vivente è la modalità con cui la persona è presente. Quindi se c'è la conversione dell'ostia nel corpo, tutta la persona di Gesù è presente. Ecco perché si usa questa formula. Dice, ma davvero? Davvero. E qui il Catechismo di San Pio X, a ricambiamo sponda, ci fa fare anche un piccolo sorriso. Torniamo un po' indietro. Ci siamo, eh? Eccolo qua. 322. Ma nell'Eucaristia, questa è la domanda da fare ai bambini, ma c'è lo stesso Gesù Cristo che è in cielo e che nacque in terra da Maria Vergine? Se lo vede il bambino dice, ma è proprio lo stesso? No. Perché se tu gli incazzi, dici, ma è la presenza reale, dici, sì, c'è Gesù, ma è proprio lo stesso? Dice, no, perché proprio là ci sti ragazzini, no? Ma come mai sono lo stesso? Io ho pezzo di pane, come si fa, no? E invece è proprio lo stesso, capite? Nell'Eucaristia è proprio lo stesso, cioè lo stesso Gesù Cristo che è in cielo e che nacque da Maria Vergine, proprio lo stesso. E dice, davvero? Ma perché voi credete che Gesù Cristo è veramente nell'Eucaristia? Voi credete, no? Cioè, perché voi cattolici credete... Voi sapete, guardate, che purtroppo sono successi momenti della storia, per esempio i tempi post-riformatori, se leggete gli scritti di Santa Teresa d'Avila, Santa Teresa d'Avila fece la riforma del Carmelo, riportandola agli antichi rigori proprio rigidi, per riparare il macello che stava succedendo in Europa, perché purtroppo dalla riforma protestante alcune frange estreme, che erano proprio... malvolato, non credevano più nella presenza reale, quindi non avevano negato tutta un'altra serie di cose. E guardate che sono entrate nelle chiese ammazzando i cattolici che stavano adorando, che dicevano che stavano davanti a una scatola compiendo delitto di idolatria e che adoravano un pezzo di pane. Sì, sono successe storicamente queste cose qui, basta leggere gli scritti di Santa Teresa, d'accordo? Quindi capito? Perché apparentemente c'hanno ragione, cioè i nostri sensi non vedono niente, non vedono purtroppo. La stessa chiesa non ho capito. Succedevano in Europa, no, non dove stava Santa Teresa, ma erano cose attestate dai libri di storia, sono successe, sono purtroppo, no? Adesso queste sono cose, grazie a Dio, che appartengono al passato, no? Ma sono successe. Proprio perché la fede cattolica stava sempre alta, però è assolutamente contraddetta dall'apparenza e dall'evidenza dei fatti empirici, perché all'apparenza dei fatti empirici adesso vedremo, no? Ecco, perché c'è un'operazione particolare. Io credo che Gesù Cristo è veramente presente nell'Eucaristia, perché egli stesso disse: corpo e sangue suo, il pane e il vino consacrato, usa il verbo essere, questo è il mio corpo, non questo rappresenta, questo simboleggia, questo ricorda, questo significa, no, questo è
Capite? Voi dovete capire che il nostro Signore Gesù Cristo è il Logos di Dio, è la parola di Dio, in principio era il Verbo. Sarà capace di usare bene la parola colui che è la parola con la P maiuscola. Quindi se usa il verbo essere, quello è il verbo essere. Tu non ti rendi conto come, ma quello così è. E perché così ci insegna la Chiesa, ma vedete? Ma è un mistero, virgola, è grande mistero. Per questo che al termine della consacrazione si dice mistero della fede. I nostri angeli custodi e anche il diavolo vede come Gesù è presente nell'Eucaristia, ma ci vogliono gli occhiali loro, noi con gli occhi del corpo, te lo scordi proprio, d'accordo? Non è possibile, a meno che il nostro Signore non faccia il cosiddetto miracolo eucaristico. Ma attenzione che il miracolo eucaristico, dicevo anche nella catechesi di ieri sera, non è un miracolo, cioè è un miracolo e non è un miracolo, perché è semplicemente un sollevare il velo su ciò che sempre accade, solo che ordinariamente gli occhi non lo vedono. Sul miracolo dice, perché te dai una svegliata, sappi che questo sangue che sprizza, ostia che diventa pericardio, il miracolo di Lanciano, nell'analisi dei sette c'è ancora lì, il ventricolino che 1200 anni dopo ancora pulsa. Questo è sempre così. Cioè, nostro Signore, cioè, ma immaginate se quando facciamo la comunione sentissimo il sapore del sangue, insomma, no? Nella sua infinita intelligenza, come dire, si è inventato questa cosa, nel senso che lasciando immutate le specie, adesso lo vedremo, ha cambiato però la sostanza. Ma se, come dire, attiva questa modularità, tu senti il sapore della carne. Quindi se trasforma gli accidenti anche, come accade nel miracolo, tu sentiresti il sapore della carne, sentiresti il sapore del sangue se devi fare la comunione. Alcuni santi è successo. San Filippo Neri si narra che quando celebrava la messa metteva 2 ore a fare la comunione, si riempiva il calice fino all'orlo, perché quando faceva la comunione al sangue di Cristo, lui sentiva il sapore del sangue di Cristo. Attenzione, ma un sapore, cioè di sangue, ma di sangue. È un'esperienza meravigliosa, quindi non è una cosa macabra come i vampiri che si bevono il sangue, è una cosa bellissima, insomma, no? Però lo avvertiva. Allora, che cosa succede? Prendiamo sempre il Catechismo di San Pio X e poi torniamo al compendio. Cosa succede dopo la consacrazione? Ecco, qual è questo grande miracolo? Allora, dopo la consacrazione, questo grande mistero, numero 329, non c'è più né pane né vino, ma ne restano solamente quelle che si chiamano tecnicamente, la specie, ma specie in latino, specie significa apparenza, quindi ciò che appare, diverso è ciò che appare da ciò che è, quindi quello che appare è ancora. Pane, vino, eccetera, eccetera, no? Cosa sono le specie o apparenze? Vedete come è puntuale, come nell'antico c'era una tendenza, dice, proprio a cercare per quanto possibile. Non è che usciamo da qui e avremo capito l'Eucaristia. Capire al 100% non si può. Però, insomma, qualcosa sì, quello che la nostra intelligenza limitata e illuminata dalla fede può, qualcosa sì, tutto no, ma qualcosa sì, questo è il mistero anche nella teologia cattolica, no? Capire tutto no. Ecco, le specie o apparenze sono tutto ciò che cade sotto i sensi, quello che è percepibile sensibilmente, cioè attraverso l'odore, il sapore, la vista, il tatto. La figura, il colore, l'odore, il sapore del pane e del vino. Mo' che purtroppo stiamo sotto Covid e c'è sta comunione in mano così diffusa. Sentite pure che io da tanto tempo che lo sento, chi è disabituato a fare comunione, se sentite anche come dire, il contatto con l'ostia, insomma, quella si sente anche al tatto che è pane. Oddio, ho detto un'eresia, che è pane, quindi che appare pane, d'accordo? Quindi ecco, lo vedi. Le senti il sapore, se ci vai vicino e fai e lo annusi, senti l'odore del pane, non senti l'odore del corpo umano.
E quindi sotto le apparenze del pane, attenzione, c'è solo il corpo di Gesù Cristo e sotto quello del vino c'è solo il suo sangue? No. Sotto le apparenze del pane sostanzialmente c'è il corpo, ma c'è tutto Cristo in corpo, sangue, anima e divinità. E così sotto quelle del vino, attraverso la sostanza del sangue, siccome Gesù è vivo, è presente Cristo intero. Perché la stessa cosa detta per il corpo e per il sangue, cioè il mio sangue, Gesù Cristo adesso siede alla destra del Padre, quindi se da qualche parte c'è il sangue di Cristo, il sangue di Cristo scorre nel suo corpo, quindi se c'è il sangue necessariamente c'è il corpo all'interno del quale scorre, e se c'è il sangue e il corpo necessariamente c'è l'anima, perché un sangue e un corpo vivo non possono essere senza un'anima, e necessariamente c'è la divinità, perché l'umanità di Gesù Cristo non sussiste se non in quanto unita alla persona divina del Verbo. Questo è quello che si può capire. Dice quindi, attenzione, che noi ci abbiamo ogni tanto qui per chi ama un po' la divina volontà, no? Quanti Gesù ci stanno? Vediamo un po'. Dice, Gesù è presente realmente in tutte le ostie del mondo? Sì. Certamente sì. Così capiamo anche le proprietà divine. E ci stanno quindi 500 miliardi di Gesù Cristi o ce n'è uno solo? 500 miliardi di volte realmente presente, quindi capite cosa fare il nostro Signore, cioè, capiamo anche, no, il mistero, cioè in Dio tempo, spazio non esiste più, cioè, lui può moltiplicare, mo faccio una parentesi per chi ama un pochino la divina volontà, si dice che un atto fatto nella divina volontà si moltiplica all'infinito, che problema c'è, capito? Cioè, quante ostie ci stanno in giro? Cioè, se io faccio l'adorazione qui in cappella di Santa Maria Assunta, me ne vado in Cina, in una chiesa dove qualche santa, è esattamente la stessa identica cosa, d'accordo? E io sto in contatto diretto con Gesù Cristo, ma vivo e vero qui, così come tutti quelli che lo stanno facendo in contemporanea, capito? E questo si fa anche capire come in paradiso, facciamo una divagazione poi torniamo al tema, tu in paradiso ci avrai il tuo Gesù solo per te, come se ce l'avessi soltanto tu, e non ti daranno, perché sai, ci voglio stare io con Gesù, e se ci va vicino Sant'Antonio e ci voglio chiacchiere io, come facciamo noi se ragioniamo veramente? No, attenzione, però non è un discorso tanto campato in aria, no? Perché noi se stiamo in questo mondo per voi pensarci, cioè, non ci sono di questi problemi. La stessa cosa vale per la Madonna, cioè, tu c'hai un Gesù tutto tuo. E non solo, a quanto pare, ma è lecito pensare che da santi, da glorificati, siccome noi partecipiamo delle prerogative di Dio, se io in paradiso voglio farmi due chiacchiere con Rita, perché me ne farò due chiacchiere, un guaio se non ci vado io mi può menare, e se non ci va lei, meno io, perché se con tutta la fatica che ho fatto fare in paradiso la compio, faccio un attimo un passaggio dall'altra parte, la compio e poi me ne torno. Ma se io sto a parlare con Rita, questo non disturba il mio godere della presenza di Gesù Cristo o della presenza della Madonna, perché queste prerogative ci sono partecipate, per partecipazione, queste sono prerogative divine queste qua. Quindi capite che anche entrando bene nel mistero dell'Eucaristia si entra anche un pochino bene nel mistero di Dio, cioè si celebrano 500.000 messe in contemporanea. È lo stesso sacrificio della croce che contemporaneamente, cioè per noi l'idea della contemporaneità, per noi che siamo strutturati spazio-temporalmente, ci fa sempre un po' di difficoltà, perché siamo strutturati spazio-temporalmente, ma per Dio no. Quindi capite che dentro questa realtà si entra proprio, boom, si fa proprio un volo dentro la vita divina. E l'Eucaristia si conserva nelle chiese perché i fedeli l'adorino, la ricevano nella comunione, perché sentano in essa la perpetua assistenza e presenza di Gesù Cristo nella Chiesa. E questa è una cosa a cui dobbiamo piano piano educarci. Ora, torniamo, ripimponghiamo e torniamo al compendio. Nel compendio si trova invece la spiegazione di quell'operazione particolare
che avviene durante la consacrazione. Altra parola tecnica, purtroppo con l'Eucaristia, specie, accidenti, quindi sacrificio, memoriale, abbiamo visto già un po'. Un'altra parola tecnica è la transustanziazione, che ci vuole pure un po' d'attenzione a non farsi, se lo sa come scioglilingua per chi si impaccia ogni tanto, si dice transustanziazione, senza picciasse, insomma, comincia già. Per i lettori qua ce ne stanno due, come dire, diciamo un po' meno professionali, che devono fare tanto allenamento, no? Perché bisogna imparare proprio anche a sciogliersi la lingua, a non intrupparsi quando uno legge. Io faccio esercizi in continuazione perché ogni tanto mi capita pure a me e non va bene questo qui, è una mancanza di perfezione. Quindi quando noi proclamiamo la parola di Dio dovremmo essere perfettissimi, e se non lo siamo dobbiamo avere l'umiltà, vi dico che io lo faccio, di fare esercizio. Vediamo un po', io col fatto che leggo anche, leggo le meditazioni, quindi dopo devo fare, sto al chiodo, perché che fai? Che metti una cosa in giro che ti sei impicciato? Se può. Quindi sta attento che se mi impiccio dopo lo cavolo a doppio, e quindi quello è un ottimo esercizio, no? Però i termini tecnici, adesso, piccola divagazione, transustanziazione significa la conversione di tutta la sostanza del pane nella sostanza del corpo di Cristo. Vedete, conversione è anche trasformazione. Per capire la trasostanziazione ci fa anche capire la nostra conversione, cioè lì c'è un cambiamento, proprio un cambiamento, e si passa da così a così, da una cosa a altra completamente diversa, quindi da pane a corpo di Cristo e da vino a sangue di Cristo. E questa conversione si attua nella preghiera eucaristica. Come? Mediante l'efficacia della parola di Cristo, io pronuncio le parole della consacrazione, e dell'azione dello Spirito Santo. Se fate attenzione adesso che le preghiere eucaristiche si dicono ad alta voce, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, manda il tuo Spirito a trasformarli, manda il tuo Spirito. Quindi c'è questa doppia azione, lo Spirito Santo e la parola ripetuta che Cristo ha pronunciato nell'ultima cena. Tuttavia le caratteristiche sensibili del pane e del vino, cioè vedete le specie eucaristiche, rimangono inalterate. Ora, trattandosi di una presenza, attenzione, sostanziale, che succede? Che se tu spezzi il corpo di Cristo, non è che tu c'hai un'ostia, la spezzi in due, c'hai due Cristi, la spezzi in quattro, no, perché è una presenza sostanziale, quindi spezzare una sostanza, supponiamo che quello fosse rimasto pane, se tu spezzi la sostanza del pane, pane rimane da una parte e dall'altra, quindi la sostanza rimane unica, si moltiplicano la quantità ma non la sostanza. Quindi se tu spezzi, punto primo, non gli fai male al nostro Signore, punto secondo, non lo dividi. Questo è anche il motivo per cui bisogna fare attenzione, somma, anche al frammentino, purché sia visibile. Quindi mi raccomando, fino a questo tempo in cui anche chi ha le sane abitudini di prendere l'ostia in bocca non lo può fare, fate sempre attenzione, guardate la mano, le dita, perché se c'è un frammentino che si vede, con sorella lingua, anche se non è molto dignitoso, ma non c'è altro da fare, bisogna fare in modo che non cada per terra, d'accordo? Questo è proprio un atto di fede profonda, è proprio un atto di fede eucaristica, capite? La cosa che ordinariamente, come dire, sconsiglia, evidentemente in circostanze diverse dalle attuali, di prendere la comunione in mano, è proprio questo pericolo, è il motivo fondamentale che rende la comunione in mano sempre un pochino, che uno ci deve pensare bene, o quantomeno se lo fa deve fare estrema attenzione, proprio per amore e per riguardo al nostro Signore, no? Se ci crede, chiaro che se una persona dice vabbè che gli fa, però se dice che gli fa, sta entrando in crisi con la dottrina cattolica, perché la dottrina cattolica su questo punto proprio non transige, d'accordo? Ecco. E quindi, se nel sacramento dell'Eucaristia c'è questa presenza di nostro Signore, che culto gli è dovuto, perché ci mettiamo in ginocchio davanti alla consacrazione? Perché quando Gesù si espone si sta in ginocchio, quando faccio la benedizione eucaristica si sta in ginocchio, d'accordo? Poi quelli che sono bravi
Io sono andato a fumare alla chiesa, alla schiena, che stava in ginocchio, insomma. Quindi, cioè, Santa Margherita Maria la Cocca si narra che una notte, ha passato una notte di adorazione, si è fatta 14 ore di seguito in ginocchio, come dire, a schiena dritta, quindi senza neanche stare a schiena dritta e con i gomiti appoggiati appena appena, quindi non so come ha fatto, c'è stato un miracolo, insomma, no? Quindi alcuni santi hanno esagerato. D'accordo, con il culto esterno di latria, quindi sia durante la celebrazione sia al di fuori di essa, nell'attuale disciplina della Chiesa, ho dovuto ricordarla perché ogni tanto, cioè quando una persona non è impedita o da motivi di salute oppure da circostanze, per esempio il messale dice se la Chiesa è iperaffollata, immaginiamo che la Chiesa, che a parte adesso ci può essere iperaffollata in questo periodo, no? Però immaginiamo una Chiesa dove certe celebrazioni, dove c'è proprio la non ci si muove, non si gira, diventa quasi impossibile. Quindi, ma fuori delle circostanze che impediscono questa cosa, dice allora si sta in piedi, ma attenzione, si sta in piedi, però quando si alza l'ostia si fa l'inchino profondo. Si può stare in piedi, cioè, ecco, se non bisogna stare in ginocchio, così come la comunione, guardate che io adesso ho intenzione, io ho proposto anche attraverso il vicario in diocesi, questa è una cosa molto molto bella, che tutti quanti i preti ci leggiamo i prenotanda del nuovo messale tutti insieme, d'accordo? Per esempio, prima di fare la comunione, io questo ancora non ho avvertito, devo trovare il momento, magari al Corpus Domini, chi fa la comunione in piedi, che è il modo normale, deve fare la riverenza prima di iniziare la comunione, non può rimanere impalato, deve fare l'inchino profondo, sta scritto sul messale, non è una cosa mia, eh? Quindi se tu stai in ginocchio no, perché già lo stare in ginocchio è già un'espressione di adorazione, ma se tu vai in piedi è un'espressione di rispetto, noi stiamo in piedi durante il Vangelo per rispetto al nostro Signore, no? Ma con l'Eucaristia il rispetto è un po' poco, ci vuole un atto di adorazione e allora l'inchino. Sta scritto, prima di fare la comunione, sia che la prendi in bocca, sia che la prendi in mano, si fa l'inchino profondo. Sta scritto sul messale, non è una fissazione di qualche prete troppo rigido. Sta scritto proprio, sono norme della Chiesa, le norme della Chiesa bisogna rispettarle. Ma viene spontaneo. Però, no, sì, però se tu non lo dici, no, bisogna educarsi perché il gesto esterno. È chiaro, un gesto esterno è sempre un gesto, se uno fa un gesto esterno tanto per farlo così alla farisea non serve a niente, però il gesto esterno ordinariamente, come dire, esprime l'atteggiamento interno e al tempo stesso plasma l'interno, capito? Perché tu facendo quel gesto esterno, siccome con l'Eucaristia noi abbiamo sempre uno sforzo, perché tutte queste cose qui sono cose belle, ora ci stiamo a pensare. Però domani che andiamo a messa, ho la testa per aria, c'ho un problema di mio cognato che si è litigato con tizio coccaio, cioè non sempre riesco a ricordarmi tutte queste cose e quindi a stare lì tutto quanto mistico, cioè non ce la facciamo. Allora un gesto esterno ci aiuta, ecco perché la Chiesa ce lo chiede. Chiaro che se una persona ha l'artrosi o la condrite, il nostro Signore non chiede l'eroismo, insomma, certo, se uno dice voglio soffrire, lo faccio lo stesso, vabbè, te andrai in paradiso, insomma, non te fai il purgatorio, però non è più richiesto, insomma, no? Ecco. Allora, vediamo poi la messa. Quando è che la Chiesa fa obbligo di partecipare alla Santa Messa? Questo lo sappiamo un pochino tutti, no? Ogni domenica e nelle feste di precetto. Attenzione però, raccomanda di parteciparvi anche negli altri giorni. Allora, voi sapete che questo termine raccomandare ricorre tante volte. Quando è che è necessario confessarsi? Quando hai fatto un peccato mortale, oppure a Pasqua, oppure prima della morte, l'abbiamo già visto. Ma la Chiesa raccomanda la confessione frequente. Cosa è obbligatorio confessare? I peccati gravi e i peccati mortali. Ma la Chiesa raccomanda di confessare anche quelli più piccoli e se sei ancora più bravo pure le imperfezioni. Quando è obbligatorio andare a messa la domenica, i giorni festivi, ma quel raccomanda, cioè ci sono due modi per intenderlo, cioè, è obbligatorio a chi se ne importa. Questo non è proprio una cosa tanto, perché se io una cosa te la raccomando vuol dire che quella è una cosa molto buona, cioè non ti può, perché le cose fatte per obbligo non vanno mai bene. Cioè, la Chiesa, anche nel suo parlare, mette un obbligo
Quando tu, scendendo al di sotto di quella soglia, metti in pericolo la salvezza della tua anima, cioè quando esageri, lo vedremo tuttora adesso nel numero 290, quando è obbligatorio fare la comunione. La comunione è obbligatorio farla in due circostanze: a Pasqua e, specifica il Catechismo di San Pio X, in punto di morte, il viatico. Queste sono proprio le, cioè almeno questo lo devi fare. Ma è chiaro che una persona che fa, non sa che fa la comunione solo a Pasqua, a un punto di morte, cioè, tu c'hai il patrimonio, capito? C'hai miliardi e te pigli 300 euro, ma che vita fai? Cioè, è chiaro, immaginate se la Chiesa, perché è un precetto della Chiesa, se lo mettesse obbligatorio, la Chiesa ha il potere di obbligarti in coscienza. Cioè, se tu lo facessi, faresti un peccato grave. Già se ne vanno una caterva che vanno a messa manca la domenica e i giorni con le feste comandate, figuriamoci, no? Quindi usa il termine raccomanda, perché ti dice: Dio mio, cioè, è come un papà, come una mamma, no? Dice: guarda, questo è per bene tuo, cioè non è che tu fai contento il prete o il parroco o qualcun altro, capito? Cioè, questa è una cosa che fa bene a te, pensaci, interiorizzalo, capiscilo, capito? Perché è una cosa importante per te. E quindi raccomanda di partecipare a carità. E la comunione, la Chiesa raccomanda ai fedeli che partecipano alla Santa Messa di ricevere con le dovute disposizioni anche la Santa Comunione, prescrivendone loro l'obbligo almeno a Pasqua. E mo torniamo indietro. Facciamo un'altra sponda. Andiamo a vedere la Santa Comunione. Allora, prima vediamo il parallelo con quando dobbiamo farla. Dice: c'è obbligo di ricevere la comunione, 341, vedete, ogni anno a Pasqua, e in pericolo di morte, specificazione, come viatico. Dice: ma è cosa buona e utile comunicarsi spesso? È cosa ottima e utilissima comunicarsi spesso anche tutti i giorni, specificato, purché si faccia sempre con le dovute disposizioni. Voi tenete presente, non so chi lo sa, San Pio X, che per certi aspetti, sapete, era considerato un conservatore, tutti quanti, anche i tradizionalisti si rifanno, però fece una cosa che fu un atto ultra progressista, ecco, ma proprio ultra. Liberalizzò la comunione quotidiana. Prima di San Pio X, non so se avete letto i libri di San Pio, per fare la comunione devi raccomandare qualche santo del paradiso, perché non basi, mi sono confessato, se ti deve dare il permesso il confessore, che doveva dare, e il fatto dare il permesso al confessore è andato a raccomandare qualche santo del paradiso. I santi, quelli della legge, facevano la comunione una volta tanto, se facevano le sup, quelli morivano di passare la comunione, e il confessore gli dava il permesso. Era in allora, anche capite, il troppio stroppia sempre, no? Quindi per il senso di riverenza, di adorazione nei confronti del Signore, era invalsa questa prassi, troppo però, capito? Adesso se vedete, io dico che si passa sempre dal troppo al troppo poco, perché mo se vanno a fare la comunione che sono 50 anni che si confessano, prima dovevi fare, come dire, la novena al confessore, pure se eri già santo, capito? Cioè ci starà una benedetta via di mezzo. Allora, San Pio X, ricordando anche che, per esempio, il Padre nostro che abbiamo meditato oggi a Messa, dacci oggi il nostro pane quotidiano, se leggete gli scritti dei padri, tanti padri della Chiesa, dice, sì, guarda che sì, si riferisce anche al pane, che, perché comunque dobbiamo mangiare, ma principalmente non al pane corporale, ma al pane eucaristico, perché l'eucaristia è per l'anima ciò che il pane è per il corpo. Io non posso mica stare un sacco di tempo senza far mangiare l'anima. Quindi anche tutti i giorni, chi interiorizza la comunione quotidiana, ma si fa il regalo più grande che possa, certo, è sempre bene farla bene. Ecco. E che effetti produce l'Eucaristia? Poi andiamo a concludere vedendo come accostarsi alla Santa Comunione. L'Eucaristia in chi la riceve degnamente, che cosa mi fa la comunione? Uno, conserva e accresce la grazia. Perché la grazia che noi riceviamo con i sacramenti, la grazia battesimale che noi riceviamo il giorno del battesimo da piccolini, e poi cresce ancora, diminuisce, si può perdere, si può riacquisire, non è una cosa statica, è soggetta. Chi è il santo?
Come saluta l'angelo la Madonna? La Madonna stava a full, d'accordo? Cioè, più la Madonna è salutata, sapete che il greco dice, più di quello non è possibile. Cioè, non esiste creatura che può avere più grazie, perché la Madonna se le ha prese tutte. Tutte. Senza proprio sprecare manco una virgola. Nessuno potrà uguagliarla mai. Tu quanta te ne prendi? Quindi, accresce la grazia, che è la vita dell'anima, come fa il cibo per la vita del corpo. Pensate a quelli là che diventano una balena, che mangiano troppo e poi hanno l'anime rachitiche. Allora, a comunione, che se tu ti fai pieno di grazie, non ti ingrazi, anzi diventi più bello, capito? Invece se ti abboffi, diventi una balena, diventi più brutto, d'accordo? E ti fa male pure il corpo e la salute. Invece se ti fai pieno delle guerre comunioni, diventi più bello e non c'è nessuna controindicazione. Sicuramente l'eucaristia ti fa ingrassare. Se l'anima si ingrassa e diventa come un obeso degli Stati Uniti, mamma cara fosse, diventi santo così. Non c'è niente, d'accordo? Poi rimette i peccati veniali. Quindi un peccato veniale io lo posso confessare, ma se ho fatto un peccato veniale, la comunione me lo cancella. Non ci serve strettamente parlando del sacramento, anche se confessare il peccato veniale mi fa bene lo stesso, perché mi umilio un po' e Maria un altro po' di grazia in più, che tanto male non ce fa. E preserva dai mortali, per non cadere nei guai, l'Eucaristia dà la forza all'anima, perché il diavolo il lavoro suo lo fa, e ogni tanto mi mette qualche bastone tra le ruote per farmi cadere. E come faccio io a resistere? Con la comunione. Poi ancora, da spirituale consolazione e conforto. Questo dipende molto da come noi viviamo il tempo dopo la comunione. Quindi, se impariamo o no a fare ringraziamento, questo lo approfondirò nell'altro ciclo di catechesi, che qui è una sintesi, non c'è tempo. Poi accresce la carità, cioè il tuo amore verso Dio e il tuo amore verso il prossimo, e la speranza della vita eterna di cui è pegno. Il corpo di Cristo, dice solo il sacerdote, adesso mi custodisca per la vita eterna. Cioè, avere adesso Gesù nel cuore è un anticipo della mia perenne comunione con Lui che riceverò in cielo. Purtroppo, ecco, nel rito antico, chi vuole conoscere il rito antico della Messa, Corpus Domini nostri Gesù Cristo, custodi et animam tuam in vita eterna, Amen. Dice il sacerdote, che risponde Amen pure il sacerdote, non i presenti. Cioè, il sacerdote ripete al fedele la stessa formula che usa lui per comunicarsi. Adesso c'è più semplicemente il corpo di Cristo e rispondiamo nel fedele. Ma il corpo di Cristo ti custodisca per la vita eterna. Cioè, è una frase, una formula che ti fa ricordare che questa comunione è un anticipo del paradiso. Ma lo è realmente. Perché tu con la comunione stai in uno stato di intimità con il nostro Signore grandissimo. Certamente sotto il velo della fede, ma non molto diversa da quando lo vedrai faccia a faccia. Anzi, per certi aspetti, se ci pensate bene, è pure superiore. Cioè, perché tu Gesù lo proprio assumi, cioè lo proprio fa entrare dentro di te, capite? Cioè, non è che tu ci stai davanti come se ci parli a tu, sta dentro, ancora di più. Voi sapete, faccio una battuta, ci sono stati dei casi nella storia della Chiesa di qualche santo che ha avuto rapporti molto molto profondi, molto intimi con il Signore, proprio molto intimi, e qualcuno si scandalizza, dice, oh, ma questo mi sembra un po' troppo. Allora, qualche commentatore dice, come ti sembra un po' troppo? Ma, scusa un attimo, ma è più intimità da un bacio a una persona o mangiarla? Noi non ci pensiamo a queste cose qui. Cioè, Gesù entra dentro di noi, capite? In maniera completa, piena. Allora, l'ultimissima cosa e poi chiudiamo. Per fare una buona comunione, come si fa? Per fare una buona comunione. Allora, il Catechismo del Pio X, lapidariamente, tre cose. Essere in grazia di Dio, sapere e pensare che si va a ricevere e osservare il digiuno eucaristico. Qui cita la mezzanotte, perché un tempo il digiuno, anche qui, come sempre, per una sorta di riverenza, ma a mezzanotte posso raccontare, io so per certo di persone, lo sapete che la messa si celebrava soltanto di mattina, un tempo, e il digiuno dalla mezzanotte. Allora c'era gente che non era abituata, i matrimoni, chi si faceva la comunione poco, il matrimonio te li fa la comunione, ma se tu poi sai, la comunione, poi
c'era il pranzo di nozze. Ma sapete quanti matrimoni sono nati per storto? Perché allora, uno che non era abituato stava a digiuno da mezzanotte del giorno prima, a poi mangiava al pranzo di nozze con fame da lupi, e dalla prima notte di nozze, capite, che c'era da smaltisse a magnata, capite, causata anche da questo, come capite, mo, scusate la battuta, insomma, no? Ma io vi dico che so per certo che sono successe, insomma, queste cose qui, no? Quindi, capite sempre il santo equilibrio. Quindi il digiuno però adesso è un'ora bisogna farlo, che è una forma di riverenza verso l'Eucaristia, no? La cosa più importante è essere in grazia di Dio, quindi mai assostarsi alla comunione quando uno ha la coscienza di aver commesso un peccato. Qui dice mortale, il Catechismo Nuovo, lo vedremo subito, dice grave, cioè perché c'è differenza tra peccato mortale e peccato grave, cioè tu devi, cioè, anche se non eri perfettamente consapevole o se comunque non c'è stato un pieno consenso, se hai fatto una cosa grave è bene che ti confessi, perché poi giudicare se è mortale oppure no, quindi quanto ero consapevole e partecipe, questa è una cosa difficile, quindi se una cosa è grave vatti a confessare, ecco, perché se tu ti comunichi in questo stato non soltanto se ricevi Gesù, ma quella comunione non è che ti fa bene, ti fa non male, ed è più, è uno dei sacrilegi più brutti che si possa commettere, e soprattutto sapere e pensare che si va a ricevere significa accostarsi al nostro Signore con fede viva, con ardente desiderio e con profonda umiltà e modestia. E qui vediamo il Catechismo Nuovo, anche questo supera il Catechismo di San Pio X, perché fa una specificazione molto importante. Andiamo a vederlo e con queste ultime cose concludiamo. Allora, 298. Per ricevere la Santa Comunione si deve essere stati pienamente incorporati dalla Chiesa Cattolica, cioè essere battezzati, incorporazione alla Chiesa Cattolica. Secondo, essere in stato di grazia, cioè senza coscienza di peccato mortale. Prima cosa che dice, attenzione, chi è consapevole di aver commesso un peccato grave, precisazione opportuna e necessaria, deve ricevere il sacramento della riconciliazione prima di accedere alla comunione. Attenzione, deve ricevere, eh? Quindi una dei casi in cui la confessione è necessaria è accedere alla comunione se sei consapevole di peccato grave. Importanti sono anche lo spirito di raccoglimento e di preghiera. Vedete, pensare, bellissimo, raccoglimento e preghiera. Approfondirò, perché tu ditemi voi se è possibile, va bene la comunione se uno arriva a messa 10 minuti dopo che la messa è cominciata. Cioè uno dovrebbe ogni tanto pensare, no? Come fai ad esserti raccolto? Pensate quanto è importante pregare il rosario prima del... Perché si prega il rosario prima della messa? Perché quella mezz'oretta di preghiera è un'ottima preparazione alla Santa Messa, eccellente. Perché tu arrivi, non stai... Cioè, è chiaro, se una persona sta in difficoltà, c'ha il nipotino, questa, che è stata fino a tutto, mo non vado a messa, ma vai tranquillamente anche all'ultimo minuto, cioè, capite, no? Le circostanze sono circostanze, ma le abitudini sono abitudini, sono differenti, no? L'osservanza del digiuno vissuto per titolo della Chiesa e l'atteggiamento del corpo specifica gesti per accostarti alla comunione, gesti significa anche come stai in processione, cioè domani se tu stai in processione e cominci a guardare a destra e a sinistra come stai vestito quello con l'altro, cominci a chiacchierare mentre stai in processione, cioè non dico che devi andare a mani giunte, occhi chiusi, vedo, insomma è per carità, se lo fai meglio, però, e gli abiti, e non solo al femminile, soprattutto d'estate ci sono tanti problemi, d'accordo, sbracciamenti, scollamenti e sgambamenti, ma pure gli uomini, cioè è bello un uomo che si accosta alla comunione in ciabatte e bermuda, cioè tutta, ma lo fanno dovunque, non solo qui, cioè io dico, no, ma tu ci andresti davanti al Papa in ciabatte e bermuda, cioè capito, ma uno ci dovrebbe arrivare, poi capito che fai, te lo trovi davanti, lo mandi via, mortifichi, metti in cartello da fuori sperando che uno lo guardi, cioè ma tanto non lo guarda, però Vedete quanto è importante però imparare a fare silenzio, imparare a entrare, cioè, perché se tu ci pensi un minuto,
incoscienza, ma io ho caldo, dico ho capito, ma se tu c'hai caldo, ma io raccontavo sempre quando stavo in tribunale, cioè ci stanno dei cartelli che scriverli è una mortificazione pure per chi li scrive. Vietato entrare in aula in bermuda e zoccoli. Cioè, perché vuol dire che uno c'ha un cafone, abitante di Cafonia, cioè, ma come deve, cioè, quella è un'aula giudiziaria, ma tu stai davanti a Domine Dio, che hai capito? Cioè, allora una persona che non interiorizza dice, ma chiedete un po', ma tu ci credi veramente a quello che fa la comunione? Cioè, a tutto quello che siamo visti oggi oppure no? Vedete? Corpo e gesti in segno di rispetto a Cristo. I lettori, mo la settimana prossima farò l'incontro con i lettori. Sulle note del nuovo Missale, chi legge perfetta dizione e ti devi preparare e abiti convenienti, perché pure qualche lettrice, ogni immagine se uno sarsa con la minigonna è così, che deve passare dalla navata e va a legge. Allora, già l'attenzione è stata captata più su alcune cose, tutti quelli che l'hanno guardata, perdonatemi l'esempio un po', mentre camminava a lambone, insomma, no? Non è luogo ideale per una passerella del genere, quindi, cioè, e paradossalmente, sì, il Catechismo Nuovo e i Pranodanda al Messale appena uscito dicono queste cose. Quindi, questo per far capire che non sempre, come qualcuno pensa, quello che è nuovo è. No, no, a volte quello che è nuovo ti Era suona stato più di quello che è messo. vecchio, perché vedete, qui ci stanno delle specificazioni che quello che è vecchio manco ci stavano. Emesse proprio perché la sapienza della Chiesa rimane sempre bellissima e immutabile. Ci fermiamo perché siamo andati oltre, sperando di avervi aiutato a interiorizzare e innamorarvi soprattutto un po' di più dell'Eucaristia.